שלום עליכם, קרי בריי, אוג'י מצטשם, סודרים מסכת שבת, דף צדיק ב'. דורי ניצים עוד על המשנה, כסתה עד שיר כ... איזו פורסי, קווין שירי גדה סופרה. המוציא בין מימינו ובין משמאלו, בתוך חלקו או על כתפיו חייב, שכן מסע בנקיעת. Una persona che porta un oggetto di Shabbat, poi abbiamo già menzionato questo parecchie volte, sia da un dominio all'altro, da un dominio pubblico a un dominio privato o viceversa, oppure quattro amot, quattro cubiti in Reshut Rabim, nel dominio pubblico, è colpevole per aver trasgredito il divieto di Shabbat, di portare fuori il Shabbat. Scusate. E ciò impariamo dalla maniera come facevano il tempo quando gli ebrei erano nel deserto, che quando costruivano o usavano il santuario, il tabernacolo. E tutto impariamo tutte le 39 opere impariamo dalla maniera come facevano, come preparavano il tabernacolo. Però e vedremo adesso che c'è un altro aspetto in più che bisogna portare in maniera normale come persone portano, e se uno porta in maniera che normalmente le persone non portano, e in questo caso è assolto, non è che è permesso, ma non ha compiuto il divieto minatorà. Perciò se uno porta, dice la Mishnah, sia con la mano destra o con la mano sinistra, o betocheko nel proprio grembo o al tefav o sulle proprie spalle, è colpevole, Chayav, Sheken Masab Nekiat. Questa è la maniera come i discendenti di Keat facevano, portavano quando si muovevano da un accampamento all'altro durante il loro soggiorno nel deserto. E perciò, se è che l'ha Chariado, però se è, ha cambiato la maniera di portare, che non è la maniera abituale come la gente porta, no? Perciò se ha portato Beraglò con la gamba, col piede, Bepiv in bocca, non si parla di cibo. Se uno porta fuori del cibo nella bocca, siccome questa è una maniera normale, allora è colpevole. Qui si tratta di oggetti che normalmente una persona non mette in bocca. Benché ci sono persone che mettono penne in bocca, mettono diverse cose in bocca, ma quello non è una cosa abituale. Ube marpecò o... e Marpec vuol dire il gomito. Rashi dice Essel, Essel in francese vuol dire ascella, forse perché Rashi pensava che come uno fa portare col gomito. Rashi pensava indubbiamente che è più facile portare con l'ascella e non col gomito, benché uno potrebbe portare, diciamo, una penna o qualcosa, diciamo, così. Comunque, Tosafot dice sul posto che Marpec vuol dire kud, che in francese vuol dire gomito. E Rashi alcune volte nel Shas, nel Talmud, tradusse Marpec kud, che vuol dire gomito. Però qui forse, qui Rashi ha cambiato. Beosno, se lo mette nell'orecchio o sull'orecchio. E, diciamo, un falegname che mette la matita sull'orecchio, questa è una cosa normale, in maniera normale portare, e questo è indubbiamente vietato. Uvesarò nei capelli, se una signora mette un pettine nei capelli, anche una cosa, è una maniera normale, e perciò sarebbe vietato. Uve puntato, e se uno mette e qualcosa porta dentro la cinta, e ci sono cinte con chiusura lampo per nasconderci i soldi. Upia lemata, però se l'apertura verso sotto, verso giù, perché allora in questa maniera, anche se lui lega questa cinta, però se l'apertura verso giù, allora diciamo che nasconde lì delle monete, allora potrebbero cadere. Questa è la condizione, vedremo una disputa riguardo a questo più tardi nella Gemara. Bembe puntato
le Halukot, oppure se mette, porta qualcosa tra la sua cinta e la sua tunica, Ubisfat Halukot, oppure mette nell'orlo della tunica, Beminalo, nella propria scarpa, o Bisandalo, nella sandalo, Patur, è assolto, Shelo Tzi Keder Hamotzin, perché sanno la maniera di portare fuori come portano le persone. Dice Agmara, Amar Rabbi Elazar, Amotzi Masui Lemale Miasar Tvachim Chayav, Sheken Masav Nekiat. Una persona che porta fuori più alto, da un'altezza più superiore a 10 Tvachim, è colpevole perché questa è la maniera che i Bnei Kehat, i discendenti di Kehat, portavano durante il loro soggiorno nel deserto. Perché, e spiega Rashi, che se uno getta un oggetto e diciamo che va a appoggiarsi a un'altezza superiore, diciamo su una parete che non ha 4 tfachim, 4 tfachim, che allora diventa Reshut Hayachid, e ha un'altezza superiore a 10 tfachim, e oltre 10 tfachim, i primi 10 tfachim da terra, per i 10 tefachim è considerato Reshut Rabbim. Oltre i 10 tefachim non è più Reshut Rabbim, è Makom Ptur, che non c'è il divieto di strada all'altezza più di 10 tefachim. Però questo è solo quando uno getta, però se uno porta invece sì, c'è il divieto, perché che questa era la maniera come i Bnei Kaat portavano nel deserto. E chiede Gemara, Umasavne Keat Minala, da dove sappiamo che questa è la maniera che i discendenti di Keat portavano? Dichtei, poiché c'è scritto Alam Mishkan Valam Mizbeach Saviv, Makesh Mizbeach Le Mishkan. Compara il tabernacolo con l'altare. Ma Mishkan Esaramot, Af Mizbeach Esaramot. Impariamo da ciò che siccome l'altezza diciamo questa stanza creata nel tabernacolo che era di 10 amot, questo sappiamo che c'è scritto nella Torah, Af Mizbeach Esaramot, perciò impariamo da questo paragone che anche l'altare aveva un'altezza di 10 amot, 10 cubiti, un Mishkan Guf Eminan, dove sappiamo che il tabernacolo aveva un'altezza di 10 tfachim, scusi, 10 amot, Dichtiv Esramot Orach HaKadosh, che ogni asse del recinto del tabernacolo aveva l'altezza di 10 amot, che c'è scritto questa natura. Uchtiv Vayfroset Oel Al HaMishkan, e Moshe Rabbeinu coprì con il drappo il Mishkan, il tabernacolo. Ve'amar Rav, e disse Rav, Moshe Rabbeinu pirso, che Moshe Rabbeinu coprì e il drappo sul tabernacolo, Mikana Talamed, Govanj Levim, Esaramot. Da qui impariamo che i Levim erano alti 10 amot, 10 cubiti, circa 6 metri di altezza. Ugmire, e se qualcuno ha qualche dubbio, potete vedere, trovare parecchi video nell'internet che hanno trovato scheletri enormi, molto più di 10 amot. E ha trovato dei crani grandi quanto il torso di un adulto. Mikana Talamed, Govan Shelevim, Esaramot. Perciò da ciò impariamo che l'altezza dei Levim era una cosa normale, che erano alti 10 amot, perché siccome diceva il Froset Oil alla Mishkan, che Moshe Rabbeinu mise e il drappo sul Mishkan, vuol dire che Moshe Rabbeinu anche aveva l'altezza di 10 amot come il tabernacolo stesso. Ugmir de Chol Tuna, e sappiamo che ogni tuna, ogni carico dei 1000 bimotot che veniva portato con le stanghe, tilta 1000 el, utre tilti 1000 tachet, che aveva la misura, era di un terzo al di sopra delle stanghe e 2/3 di sotto, e perciò
Ishtakach deava mille tuva, perciò vediamo che era alzato parecchio, cioè più di 10 tefachim. Ho fatto un piccolo diagramma per farvi vedere. Qui vediamo l'altare, perché vedremo adesso che la Gemara parlerà sia dell'altare e sia dell'Aron Kodesh, dell'arca. Questo è l'altare, e siccome l'altare aveva 10 amot, perciò siccome dice la Gemara che due terzi gli anelli stavano, le stanghe passavano per gli anelli che erano fissati a due terzi di altezza, perciò siccome era 10 amot in altezza totale, perciò dalla base dell'altare, questa è l'altare, aveva una base così che sporgeva in fuori, come tefilin, e fino agli anelli era 6 amot e 2 terzi, e rimane 3 e 1 terzo, rimanevano 3 amot e 1 terzo al di sopra. E siccome l'altezza totale era 10 amot, perciò 6, 10 meno 6 e 2 terzi fa 3 e 1 terzo. E dicono Rabbeinu Hananel e il Meiri che ciò che si dice che i Levim erano 10 amot, questo conto combacia solo se diciamo che fino alle spalle, che le stanghe stavano, che erano 10 amot fino alle spalle, perciò i levimi erano più alti di 10 amot, perché se no non abbiamo quel conto, perciò abbiamo qui 3 e 1 terzo, che sono, vediamo qui, 3 e 1 terzo sono 20 tefachim, poiché una ma è 6 tefachim. E subito vedremo che riguardo Aron Kodesh, aveva l'altezza di, dice la Torah, un amma e mezzo, che sono 9 tefachim, più il coperchio, aveva lo spessore di un tefach, perciò in totale 10 tefachim. E perciò dice Tosafot che bisogna dire che i Kohanim, scusi, i Leviim che portavano l'Aron Kodesh, avevano l'altezza di 3 amot, 3 amot sono circa, diciamo, 1,80 m, che è normale, però dice Tosafot che il conto combacia solo se diciamo che avevano 3 amot fino alle spalle, perciò erano più alti, erano oltre 4 amot di altezza. Perché? Perché se diciamo che 9, abbiamo detto 9 tefachim e l'Aron Kodesh più un tefach e lo spessore del coperchio dell'Aron Kodesh, che sono 10 tefachim, perciò 2 terzi, abbiamo detto che gli anelli erano fissati, nei quali entravano le stanghe, erano fissati a 2 terzi di altezza, perciò dalla parte inferiore dell'Aron Kodesh fino agli anelli, fino alle stanghe, erano quasi 7 tefachim. E perciò 18 amot meno 7 fanno 11, perciò abbiamo un po' più di 10 tefachim di altezza, e questo è quello che ci dice la Mishnah, che portando fuori oltre 10 tefachim ciò causa colpevolezza. Tema, Aaron, oppure possiamo imparare dall'Aron, dall'Aron Kodesh, come abbiamo fatto vedere il disegno di Amar Mar, poiché veramente non c'è una dimostrazione molto molto assolutamente chiarissima che i Levim avevano un'altezza di 10 amot, oppure come abbiamo detto Rabbeinu Hananel Meiri che erano più di 10 amot. Però se parliamo del
la dimostrazione del portiamo la dimostrazione dal Runo Kodesh, allora i Levim erano, diciamo, secondo questa foto, un po' più di 4 amot, cioè un po' più di, cioè circa 2 metri e mezzo d'altezza. Comunque erano altissimi, ma comunque è una cosa più comune in questo mondo. Amar-Mar, poiché abbiamo insegnato a Ron, c'è un maestro che ha insegnato a Ron Tisha, la Ron era, aveva la testa di 9 Tfachim, abbiamo, questo lo sappiamo dal Torah, perché la Torah dice che la Ron HaKodesh aveva un amma e mezza d'altezza, perciò sono 9 Tfachim, perché ogni amma sono 6 Tfachim, e Kaporet Tefach, e il coperchio della Ron aveva lo spessore di un Tefach, Arikan Asara, e perciò abbiamo un'altezza, uno spessore, diciamo un'altezza totale a Ron Kodesh di 10 Tfachim. Ugmire de Choltuna, abbiamo e sappiamo come regola che ogni peso de mille bemotot che viene portato con le stanghe, tilta a Milel, un terzo, fuoriusciva un terzo verso su, u tre tilte Milera e 2/3 verso giù. Ishtakach de mille mala mi yud have kai, perciò il conto ci dà che l'Arona Kodesh veniva portato più alto di 10 Tfachim da terra, cioè c'è uno spazio sotto l'Arona Kodesh più di 10 Tfachim sotto, tra la terra e l'Arona Kodesh. Chiedere a Parah, Velikmar Moshe, perché noi parliamo di Moshe Rabbeinu che sappiamo che aveva una testa di 10 Amot. Risponde a Gemara, cioè impariamo da Mosè, non da Levi. Risponde a Gemara, Dilma Mosè Shani, forse Mosè è differente, perché da Marmar, perché abbiamo studiato, En Shekhinah Shorah El Al Chacham Gibor Vashir Ubal Kova, che la presenza divina non dimora solo su una persona che è saggia, è forte, è ricca e alta. Perciò il fatto che Moshe Rabbeinu aveva questa particolarità che era molto alto, era alto 10 amot, perciò questo non ci giova perché forse è un caso eccezionale, perché perciò Hashem l'ha scelto perché aveva tutte queste quattro qualità, perciò non dimostra che tutti i Levim avevano questa altezza. Amar Rav, Mishum Rabbi Chia, Amotzi Masui Bishabbat al Rosho Chayav Chatat, Sheken Anshei Hutzal Osin Ken. Dice Rav, nome di Rav Chia, che colui che porta un peso sulla testa è obbligato a portare il sacrificio al Chatat, che ha compiuto il grave peccato che ha trasgredito il Shabbat. Sheken Anshei Hutzal Osin Ken, poiché gli abitanti della città di Hutzal fanno così. Che Agmarav e Anceuzal ruba di Alma? Vuoi forse dire che Anceuzal, gli abitanti di questa città Uzal, sono la maggior parte degli abitanti del mondo? E la Itmar, Achitmar, perciò bisogna dire invece che ciò che Rava ha insegnato in maniera diversa, si è espresso diversamente. Amarav, Shubra, Chia, Echad mibnei Uzal, Shehutzi, Masui, Arrosho, Beshabbat, Chayav, Shekem mibnei Iro, Osin Ken. Che un abitante della città di Uzal che ha portato fuori il Shabbat un carico sulla testa è colpevole perché così fanno gli abitanti della sua città. Chiede Mara, veti batel da dove secolata? Ma veramente perché consegniamo ciò che fanno gli abitanti di Uzal? Veramente dobbiamo andare secondo la maggior prudenza delle persone? E perciò bisogna dire che ti batel da dove secolata, ma abbiamo già studiato questa espressione che vuol dire che i Chazal, i saggi, non considerano un caso particolare, bensì come la maggioranza delle persone si comportano. E siccome la maggioranza delle persone non portano pesi e carichi sulla testa, perciò non viene considerato. Perciò uno che porta un carico così di Shabbat è assolto. E la Itmar, Achitmar, perciò bisogna dire che ciò che ha insegnato Rav si è espresso diversamente e ha detto così. Amotzi Masoia Rosho Patur, colui che porta fuori un carico di Shabbat sulla testa, è assolto. Portiamo il Daf. Vim Tirzah Lomar Anche Uzal Osin Ken. E se vuoi dire che gli abitanti della città Uzal fanno
si comportano così, fanno così, portano i carichi sulle proprie teste, ma la data non c'è con la data, perciò non vengono considerati. E Chazal considera solo ciò che fanno la maggioranza delle persone, e perciò, siccome la maggioranza delle persone non portano così, perciò uno che porta così, anche coloro che vivono in città di Uzal e portano sulla testa, sono assolti. Perché sono assolti del divieto minatorale, comunque Midrabbanan è sempre vietato. Continua la prossima Mishnah. Amitkavello Otzile Fanav Ubalo Lacharav. Uno che porta un carico di fronte a se stesso e il carico si è spostato e si è mosso verso dietro. Patur. In questo caso è assolto. Vediamo la Gemara spiegherà che si deve compiere ciò che lui vuole. Lacharav. Però se questo carico stava dietro di lui, era legato alla persona, però era legato di dietro. Ubalo lefanav, e questo carico si è spostato, è venuto davanti a lui. Chayav, in questo caso invece è colpevole. Vediamo, la parola spiegherà che davanti lo può salvaguardare meglio, che non venga, diciamo, derubato, se gli cade, che lo vede che gli è caduto, lo può raccogliere, eccetera. È sempre meglio averlo davanti e non di dietro. Perciò in questo caso è colpevole. Bemet amru, veramente hanno detto, e questo significa che l'alaha è così. Ha isha chogeret besinar, ben milfanea ben leachareah, chayer Shaken. ra'u liot chozer. Una donna che porta. La parola sinar in ebraico moderno vuol dire grembiule. Però qui Rashi spiega che sono dei pantaloncini per sniut, perché sia, insomma, che le sue parti del corpo non siano esposte, al contrario, che sia più modesta. E perciò, se aveva qualcosa attaccato a questo, diciamo, o legato, o attaccato in qualsiasi maniera, un carico, ben milfanea, ben acharea, se questa cosa era attaccata questo sinar, a questi pantaloncini. Diciamo che aveva anche, indubbiamente aveva calze o aveva una lunga tunica, non so, una gonna. E questo carico poteva muoversi davanti o di dietro, si muoveva da solo. Perciò in questo caso è Chayevet, è colpevole. E la ragione è Sheken Raui Liot Choser, perché lei sa che questa cosa si muove, può andare da davanti al dietro, al dietro avanti, perché. Se una persona, come abbiamo detto nel Mishnah, se una persona mette qualcosa davanti e si è mosso verso dietro, abbiamo detto all'inizio del Mishnah, che amitkaven lo zile lefanav, ubalo lachar patur, che si è spostato verso dietro è assolto, perché non si è compiuta la sua volontà. La volontà della persona era che questo oggetto che era attaccato, diciamo, a una cinta o alla propria tunica, non so che lui voleva che fosse davanti, adesso sposta dietro, allora è assolto. Però in questo caso che la donna sa che questa cosa si muove continuamente, va davanti e dietro, dietro avanti, in questo caso perciò è colpevole. Rabbi Yehuda Omer, af mikablei ptakin. Anche coloro che ricevono ptakin. Ptakin sono dei fogli o dei messaggi. Rashi spiega che porta dei suoi maestri che hanno detto che erano persone che avevano un compito di affidare dei messaggi a dei messaggeri del re, e siccome non potevano, diciamo che non veniva un certo messaggero, non c'era un messaggero, lo davano un altro, e con tutto spiega la Biuda che anche hanno colpa. Perché questa non è una scusa che danno da un messaggero a un altro, però Rashi dice vilibim e gamgem, cioè Rashi era in dubbio se questo è il pshat corretto. Comunque vedremo alla fine di questa Gemara che Rashi dice proprio questa spiegazione, e alla fine ripete questo, e alla fine però non è gamgem. Dice la Gemara, Mashna lefanav ubalo leacharav de patur. De lo it avid machashavto. Per quale ragione, se era davanti e si è spostato verso dietro, che è assolto perché non si è, lo it avid machashavto, perché
non è stato compiuto il suo volere, la sua volontà, la sua intenzione. E la Harav, Balefanav, Nami Aloita Vimashato. Invece il caso che era di dietro, è venuto verso il davanti, e che la Mishnah ha detto che è colpevole, anche non è stata compiuta la sua volontà. Allora perché in questo caso si è colpevole, l'altro, il primo caso è invece assolto? Amar Belazar, Tavra, dice la Belazar che veramente c'è una contraddizione. Mishe Shanazu, Lo Shanazu. Che la prima parte della Mishnah, che parla del caso con le persone che portano qualcosa attaccato al proprio corpo, che era di dietro, e si è mosso verso davanti, che ha detto Patur, dice Rabbi Lazar che anche nel caso che era di dietro, avanti, è venuto davanti, chiaramente è assolto, non come c'è scritto nella Mishnah qui, Chayav, bensì è assolto. E c'è un altro, dice Rabbi Lazar, che c'è un'altra opinione di un altro Tanà. Sono due opinioni di due Tanaim che ognuno ha un'opinione diversa, cioè colui che è dell'opinione che la prima opinione che abbiamo detto, che era davanti e si è spostato verso dietro, che la Mishnah ha detto che è Patur. Questo Tanà è dell'opinione che anche se era di dietro e è venuto davanti, anche è Patur. E il secondo caso che era che era di dietro, è venuto davanti, che dice Mishnah che Chayav. Questo Tanà è dell'opinione che anche, come il primo caso della Mishnah, che se era davanti è andato indietro, che la Mishnah dice Patur, invece questo Tanà dice che invece Chayav. Perciò dice Rabbi Lazar che sono due Tanaim che ognuno ha un'opinione esattamente opposta all'altro, che in ambedue i casi ognuno è d'opinione contraria, cioè secondo un Tanà, se aveva il carico davanti e venuto dietro o era di dietro avanti davanti è Patur, e l'altra opinione è che se aveva il carico di dietro e venuto davanti oppure era davanti e andato indietro, anche Chayav è colpevole in tutti e due i casi. Amar Rava, dice Rava, umai kushia, perché dici che bisogna dire che c'è questa contraddizione tra due Tanaim? Bisogna aggiungere questa spiegazione drastica. Dilma si potrebbe forse dire ciò che dice Lefanavo, Valo Acharav, Ainu Tama di Patur, per quale ragione che se era davanti è andato verso dietro che è assolto? Perché? Perché di Kaveh Shmirah Meulah, perché aveva un'intenzione che sia guardato bene, che sia salvaguardato questo oggetto. E adesso non può essere, non c'è una shmirah, una buona shmirah, cioè non può stare bene attento a questo oggetto che sta di dietro. E perciò al talo biado shmirah pchut non ha potuto custodirlo bene, perciò e Shmira Pruta non è una buona qualità, si trova in una posizione che è più difficile custodire questo oggetto. Invece, la Harav Balo El Fanav, Hainu Tama De Chayav, la ragione perché se era di dietro invece è venuto davanti, adesso che può custodire molto meglio, perciò è Chayav, per questa ragione è colpevole se lo porta fuori, poiché Nitkaven di Shmira Pruta, Valta Biado, Shmira Mula, perché all'inizio aveva intenzione e di poter custodire però di scarsa qualità, e adesso invece può custodire molto meglio perché è venuto questo oggetto, se sta davanti a lui, Il che mette l'oggetto dietro a sé e si sposta e rimane comunque di dietro, secondo la Biuda è Chayav, e secondo la Banan è Patur, che la Biuda vuole imparare questo caso al caso della cinta che l'apertura è rivolta verso giù, che secondo la Biuda dice che è Chayav, che vuole imparare questo caso. E invece Uvelitai Mech, questa deve essere una disputa tra Ravashi e Rabbi Lazar. Rabbi Lazar voleva dire che le due parti iniziali della nostra Mishnah, i due casi, sono
opinioni di due Tanaim, per questo porta questa Machloket qui, e quello che la Gemara chiede, forse diciamo che è una Machloket Tanaim, che secondo Rabbi Elazar vuole studiare, che vuole dimostrare che infatti c'è una disputa tra Rabbi Yuda e Rabbanan. Perciò, dice qui la Gemara, l'Itaimer, cioè Ravashi, l'Itaimer secondo te, Rabbi Elazar, di che amre le iatamote Michal vechai Rabbi Yuda, che te vuoi dire che Rabbi Yuda, che impara, che Rabbanan gli dicono, impara dal caso uno che porta, che studia non che lechar yado veraglo, bensì lechar yado veraglo, cioè sulla parte dorsale della mano e non sul palmo della mano, e la parte superiore del piede, riguardo al caso della cinta che sta rivolta verso giù, che i Rabbanan dicono che è assolto. E continua la Gemara dicendo: Ve'atania, invece abbiamo studiato l'Acharya dover aglo di Vrakolpatur, che nel caso che uno porta fuori sulla parte dorsale della mano, qui infatti c'è scritto l'Acharya dover aglo, non che l'Acharya dover aglo, vuol dire una maniera diversa, invece l'Acharya vuol dire sulla parte posteriore della mano e del piede. Divra col patur. Tutti sono d'accordo che è patur, perciò vediamo che non c'è machloket. È contrario a ciò che voleva dire Rabbi Lazar, che c'è machloket. Ela le acharav ubalo le acharav divra col chayav. E tutti sono d'accordo che se si è spostato di dietro, voleva, ha messo di dietro, si è spostato dietro. Tutti sono d'accordo che è chayav. Le acharav avrà glo divra col patur. E nel caso della mano o del piede, tutti sono d'accordo che è Patur, sia Rabbi Yuda e sia Rabbanan. Perciò vediamo che non c'è disputa riguardo a questo. Perciò ciò che voleva dire Rabbi Lazar, che c'è disputa, la prima parte della nostra Mishnah, dimostra che non è così, non c'è disputa. Chi plighe, l'unica disputa che c'è invece, chi plighe be puntato upi alemata, solo riguardo, c'è la disputa riguardo alla cinta, che l'apertura è rivolta verso giù. Mar me dame lei l'acharav balo l'acharav, che secondo Rabbi Yuda lo compara al caso che ha messo l'oggetto di sé, si è spostato e è rimasto comunque dietro a sé, ha cambiato posizione. Con tutto ciò, secondo Rabbi Yuda è chayav, e la ragione è perché? Perché è chayav? Perché ci sono quelli che portano sì fuori così, benché non è una custodia perfetta e una custodia mediocre, però c'è chi porta così, perciò secondo Rabbi Yuda è Chayav, e secondo Rabbi Hanan, siccome non è una buona custodia, è Patur, è assolto. Umar mi damile l'acharedo viraglo, invece Rabbanan lo comparano al caso di uno che mette sopra la mano e sopra il piede, che benché è una buona custodia perché sta davanti alla persona, lo può vedere quello che succede, però siccome cade facilmente, perciò non è mishtamer, non si può custodire bene. E anche ugualmente, le monete, se mette una cinta e rivolto verso giù, le monete cadranno molto facilmente, rapidamente, e perciò non è una custodia affatto, la gente non porta così, perciò secondo Rabbanan in questo caso è patur. Allora perché Rabbi Lazar è dovuto giungere a questa conclusione che abbiamo una contraddizione tra due opinioni di due Tanaim, che è un po' spinto a dire un'opinione così? Perché la spiegazione di Rava è una buona spiegazione. Perciò dice Gemara, Dio che ne mantenete in Kashia. La ragione perché Rabbi Lazar ha detto così, che c'è una contraddizione tra due opinioni di due Tanaim, è perché ha trovato una contraddizione, un problema nella Mishnah stessa, la maniera come la Mishnah è formulata, e adesso spiega la Gemara. Amitkavel lo zi lefanav ubalo lacharav patur. Ale acharav ubalo lacharav chayav. Dice la Mishnah che se aveva questo oggetto che era di fronte a lui, e poi l'oggetto si è spostato e si è mosso verso, è venuto a stare dietro di lui, in questo caso è patur, è assolto. Ale acharav ubalo lacharav chayav. Però da ciò puoi dedurre che se l'oggetto si trovava di dietro e si è mosso, è andato, è rimasto anche ancora di dietro, diciamo si è spostato, però è rimasto di dietro,
In questo caso Hayav è colpevole. Adesso Eima Seifa, la parte finale della seconda parte della Mishnah, dice: L'acharav ubalo lefanav. Se questo oggetto si trova dietro di lui, ubalo lefanav, e poi si è spostato, è venuto davanti a lui. In questo caso, dice la Mishnah, che Hayav, così dice la Mishnah. Però possiamo dedurre che se invece l'acharav, ubalo l'acharav, se l'oggetto era dietro a lui e si è spostato, è venuto, diciamo, ha cambiato posizione, è andato a muoversi, e si è spostato e è andato in un'altra posizione dietro a lui anche, in questo caso potremmo dedurre che è patur. Perciò siamo arrivati a due conclusioni contraddittorie, e perciò non è possibile. Questa è la ragione per la quale Rabbi Lazzara ha detto che queste due opinioni sono opinioni di due Tanaim. E perciò Amar Lazar Tavra Mishana Zu lo Shana Zu, questa è la ragione perché Rabbi Lazar si è espresso così, che Tavra vuol dire, abbiamo già detto, che è una contraddizione, che colui che ha studiato in questa maniera non è il Tanakh che ha studiato in questa maniera, sono due opinioni diverse. Amar Ravashi, ma Kushia, perché dici così? Si può rispondere semplicemente: Dilma Lomi Bai Kamar, ciò che dice la Mishnah, ciò che dice è. Per rispondere a queste due parti della Mishnah, la parte iniziale e finale, e si può dire che invece è il tipo di pensamento, il tipo di logica chiamato Lomi Bai Kamar, cioè non è necessario neanche, non sarebbe neanche necessario menzionarlo, che è semplice da capire questo. Cioè, adesso la Gemara spiega, Lomi Bai, veramente non sarebbe neanche stato necessario di menzionare il caso Le'acharav de'Chayav, che il caso che questo oggetto si trovava dietro di lui e adesso si è spostato un'altra posizione ma è rimasto sempre dietro di lui, che è colpevole perché dit avida machshavto, poiché la sua intenzione, la sua volontà è stata compiuta, che lui voleva che l'oggetto stia dietro, perciò è rimasto dietro, allora non c'è problema, perciò è colpevole. E la filo le acharav lefanav, perciò dice la Mishnah, che anche nel caso che era di dietro, adesso è venuto, questo oggetto si è spostato, è venuto davanti a lui. Itzricha lei, veramente ho bisogno di questo caso. Perché? Salka data hamina, avrei potuto pensare, il veloita vida machshavto lo li chayev, avrei potuto pensare che siccome la sua volontà non è stata compiuta, che lui ha messo l'oggetto, l'ha posizionato di dietro, adesso questo oggetto si è spostato da solo, è venuto davanti. E allora avrei potuto pensare che non sia colpevole Kamashmalan, perciò la Mishnah viene a insegnarci di Nitkaven di Shmirah Pruta, di Altavia Do Shmirah Mula de Chayav, che siccome aveva intenzione di posizionare questo oggetto in maniera tale che la maniera che avrebbe potuto custodirlo era una maniera non di buona, non era una scarsa custodia, e adesso al tabia dosh miramula, adesso può custodire questo oggetto molto meglio perché sta davanti a lui. Perciò dice Mishnah de Chayav, perciò è quello che trovasi per spiegare questa Mishnah, che non è necessario aggiungere a questa spiegazione come ha spiegato Rabbi Lazar. Chiede Gemara adesso, Ulacharav, Ubalo Ulacharav, Tannai, forse possiamo dire che il caso che questo oggetto si trova dietro di lui, adesso si è spostato e è andato a muoversi a un'altra posizione di dietro, ma sempre sta di dietro a lui. Forse possiamo dire che questo caso è un caso nel quale c'è una divergenza di opinioni tra Tanaim, poiché abbiamo studiato dettagli, abbiamo studiato una braita che dice Amuzi ma'ot bifundato upia lemala chayav, pia lemata rabbiudem chayav achamim potrim. Uno che ha portato fuori una cinta e dentro la cinta diciamo c'è del denaro, diciamo. Adesso l'apertura di questa cinta è direzionata verso su, in questo caso chayav, è colpevole. Però se l'apertura è verso sotto, verso giù, che allora le monete possono cadere.
e non è una buona posizione perché può perdere monete. Rabbi Yehuda Mechayev, in questo caso Rabbi Yehuda dice che è colpevole. Chachamim Potrim, i Chachamim invece dicono che è assolto. Perché? Perché questa non è la maniera normale che una persona porterebbe una cinta nella quale ci sono delle monete, perché se la porta, che la cinta è in direzione verso giù, allora potrebbe perdere le monete facilmente, che potrebbero cadere. E siccome questa non è una maniera che una persona normale porterebbe, perciò in questo caso è assolto, come abbiamo studiato già nella Mishnah, che uno è colpevole solo se porta in maniera normale come le persone portano, ma non nella maniera che le persone non portano. Amar lahen Rabbi Yehuda, continua la Braita, che dice che Rabbi Yehuda disse: Yetem odim b'le'acharav u'bal'acharav shu chayav. E nel caso che aveva questo oggetto dietro di lui e si è spostato, ma è sempre rimasto dietro di lui, e dice Rabbi Yehuda a Chachamim: non siete forse d'accordo che in questo caso è colpevole? Amrulo, vietam odè che l'achar yadò veraglò shu patur. Non sei forse d'accordo nel caso che abbiamo già detto nella Mishnah, che la Mishnah dice, la Mishnah precedente, c'è scritto nella Mishnah che l'achar yadò vuol dire che ha fatto un cambiamento, sta portando in maniera diversa. Però c'è chi studia che qui non dice che la Haredo, bensì Bela Haredo, che l'ha messo sulla gamba, sulla mano, sul piede, diciamo. E comunque, che la Haredo vuol dire, è un'espressione generale per dire che ha fatto un cambiamento, non è la maniera normale di portare. E quando uno cambia, allora in questo caso, come dice la Mishnah, è assolto, è patur. Amar Rabbi Yehuda, ani amarti davar echad ve'el amru davar echad. Io ho detto qualcosa e loro hanno risposto qualcos'altro. Ani lo mazzati tshuva livrehem ve'el amatzu tshuva livrei. Io non ho trovato qualcosa come convincere che ho ragione io. E loro non hanno trovato ragione per convincere me che loro hanno ragione. Mi dite amarlehu. Iyatem odim, siccome dice Iyatem odim, vuol dire Michlan, de patria Rabbanan, vuol dire che i Rabbanan non sono d'accordo con Rabbi Yehuda, bensì dicono il contrario, che Rabbi Yehuda ha Nel detto caso, che ha messo un oggetto dietro di sé e l'oggetto si è spostato dalla sua posizione primaria, benché è rimasto sempre dietro di sé. Però in questo caso Rabbi Yehuda dice che è Chayav, è colpevole? E secondo Hamim no. E la ragione è perché Rabbi Yehuda vuole comprare il caso riguardo a la cinta che è rivolta verso la cinta che ha lo spazio vuoto dentro, che ci mettono le monete dentro, che è rivolta verso l'apertura, è rivolta verso giù. Da questo caso che sta che ha messo l'oggetto dietro di sé. E continua a Gemara e dice Velitai Mech, vuol dire che qui è Ravashi che disputa con Rabbi Lazar, perché Rabbi Lazar, siccome ha detto che, vi ricordate che ha detto Tavra Mishanazu Lo Shanazu, che è una Machloket Tanaim, la prima parte della Mishnah è una Machloket Tanaim, perciò Rabbi Lazar vuole dimostrare che infatti c'è una Machloket Tanaim tra Rabbi Yehuda e Rabbanan. E Ravashi vuole dimostrare il contrario, che non è necessario giungere a questa conclusione. E continua, Velitamech, dice Ravashi a Rabbi Lazar, di che amrele iatamode michlar de mechaev Rabbi Yehuda. Te vuoi dire che siccome Rabbanan dicono a Rabbi Yehuda che se vuol mettere, che vuole, che se Rabbana vuole comprare il caso della cinta che l'apertura è rivolta verso giù, e
che loro dicono che è soldo, perché loro vogliono comprare il caso che uno mette qualcosa, un oggetto sopra la mano e sopra il piede. E mi ha detto che l'Acharya do Viraglo, c'è chi cambia il testo, l'Acharya do Viraglo, infatti vedremo adesso subito la modalità che dice proprio così. Che l'Acharya do Viraglo vuol dire che fa un cambiamento, mentre invece quando dice l'Acharya do Viraglo vuol dire che mette un oggetto sopra il dorso della mano, sopra questo, sopra le, non sopra il palmo della mano, bensì che in maniera normale una persona porta nel palmo della mano. Invece porta un oggetto sopra il dorso della mano, oppure il dorso del piede, che no, non è una maniera normale di portare. E perciò noi potremmo pensare che questo Chachamim, noi vogliamo dimostrare che non c'è Machloket, e sembra che stiamo dicendo, che Rabashi sta dicendo che sì, vedi che c'è Machloket, ma e questo vuole dimostrare esattamente il contrario. Adesso vediamo subito perché. Perché se te vuoi dire così, Veat e de camrele iatamo de Michlan Mechai Rabbi Yuda, perciò vediamo che Rabbi Yuda è contrario e dice che sì, è colpevole. Veatania invece abbiamo studiato in una bretta l'Echare Lavraglo divrea col Patur, che se porta sul dorso della mano del piede, tutti sono d'accordo che è Patur, perciò non c'è Machloket. Come voleva dire, perciò Ravashi dimostra che Rabbi Lazar non ha ragione, non c'è Machloket. Come lui vuole dimostrare la nostra Mishnah, e l'acharav, l'acharav, divrei kol chayav, che tutti sono d'accordo che se ha messo l'oggetto dietro di sé e l'oggetto si è spostato e comunque è rimasto di dietro, tutti sono d'accordo che è colpevole. Perché? Perché ci sono, dice Rashi, che ci sono quelli che portano così, benché è una custodia mediocre, non è una buona qualità perché non sta di fronte a lui che può custodirlo meglio, però con tutto ciò tutti sono d'accordo che è Chayav. L'Acharya do Viraglo divrea kol Patur, e tutti anche sono d'accordo che se porta qualcosa sulla mano, sul dorso della mano, sul dorso del piede, tutti sono d'accordo che è assolto. Perché? Perché nessuno lo porta fuori in questa maniera, perché cade subito. Chi plighe invece la machloket è riguardo bepuntato o più elevata, riguardo la cinta che ha l'apertura in direzione verso giù. Marbi damile le acharav, e Rabbi Uda lo compara al caso che ha messo l'oggetto dietro a sé e si è spostato, l'ha messo dietro e si è spostato da quella posizione, un'altra posizione che è rimasta anche dietro, però ha cambiato posizione. Perciò Rabbi Uda lo compara a questo caso, perciò secondo Rabbi Uda è chayav, è colpevole. Umar invece Rabbanan, medamine lechar yado veraglo, riguarda il caso che ha messo un oggetto sopra il dorso della mano o del piede, che nessuno veramente non porta questa maniera, e perciò dicono Rabbanan che se ha portato la cinta e l'ha legata in questa maniera che ha l'apertura rivolta verso giù, è assolto perché nessuno porta questa maniera, perché le monete cadrebbero immediatamente, molto rapidamente, e perderebbe il denaro. Perciò nessuno porterebbe una cinta in questa maniera, poiché non è una maniera di portare. Perciò è assolto. E come ho detto, riguardo a se uno mette qualcosa sul dorso della mano del piede, benché è una maniera, potrebbe custodirlo perché davanti a sé, però siccome non c'è cadrebbe molto facilmente, perciò nessuno lo porta a questa maniera. Questo è chiaro. Behemet amru, dice la Mishnah che veramente hanno detto così, e Tana, abbiamo sentito la breta, kol behemet alachai, quando c'è scritto kol behemet amru, questo vuol dire che questa è l'alachà fissa e così non si può cambiare. Rabbi Yehuda Omer, af mekablei pzekin, anche coloro che prendono, pzekin sono dei pezzettini di carta, dei messaggi. Tana sheken lavlarei malchut osinken, e lavlarei vuol dire gli scrivani reali del re fanno così, che danno dei messaggi, preparano dei messaggi da consegnare a dei messaggeri, e
E se non c'è un messaggero, avrebbero dovuto dare un certo messaggero, però se non c'è, lo danno a un altro. E per questo, e questa non è abbastanza ragione per essere assolto, anche perché cambia tra messaggero e messaggero, perché ha pensato ad una certa persona. E poi, siccome quel messaggero non c'era, ha dato questo messaggio a un altro messaggero, perciò questa non è una ragione sufficiente per renderlo patur, rendere assolto. È veramente strano che Rashi ha detto questa spiegazione prima, in nome dei suoi maestri, ha detto libe me gamgem, che è in dubbio, e adesso proprio porta la stessa spiegazione lui stesso. E qui terminiamo qui, grazie per l'ascolto.